Ottavi di finale del campionato Under 19 nazionale, finale scudetto. Siamo di nuovo qui dal Pallagozzano, ben ritrovati amici di Calcio Padova TV. Altro appuntamento davvero interessante per i giovani biancoscudati che, dopo aver superato i sedicesimi affrontando il Monza, partita che ricorderete il Padova ha vinto assai agevolmente, adesso si ritrova ad affrontare una formazione sarda di Cagliari. Precisamente si tratta dell'associazione sportiva Leonardo, che è giunta anche lei agli ottavi di finale, partita di andata e ritorno. Questa è la gara di andata che vedrà appunto i biancoscudati affrontare la formazione di Cagliari, e poi ci sarà la gara di ritorno in Sardegna, appunto, per decretare la partecipante ai quarti di finale. Comincia a farsi interessante quindi il campionato Under 19 nazionale, formazione biancoscudata allenata anch'essa da Alberto Rodriguez, il super tecnico spagnolo che dirige tutto il settore giovanile e guida anche la prima squadra nel campionato di C1. È quasi tutto pronto per dare il via a questo primo ottavo di finale, valido per la finale scudetto. Campionato a livello nazionale, quindi davvero impegnativo per i giovani biancoscudati. Padova, calcio a 5, che si schiera con ragazzi che hanno già tutti debuttato in prima squadra nel campionato di C1, il quintetto di partenza, Feverati tra i pali, poi Varotto, Faggin, Reatoni e Mattia Vettore. È quasi tutto pronto, gli arbitri che sono il signor Vidali di Adria e Tasca di Treviso, coadiuvati al cronometro da Fantin di Padova. Ultime consultazioni, dopodiché ci sarà il via a questo ottavo di finale. Partenza, è iniziato l'ottavo di finale del campionato nazionale Under 19, Padova contro Associazione Sportiva Leonardo di Cagliari. Mattia Vettore subito ad impostare, pallone poi dato indietro da Faggin, quindi Varotto che indossa la fascia di capitano. Padova in tenuta tradizionale, classica, biancoscudata. Pallone dato all'indietro, è Feverati che controlla e può mettere in movimento Mattia Vettore. Lo scambio con Varotto, pallone ancora per Preatoni, palla fatta girare in direzione di Faggin, quindi Varotto, ancora Faggin, si muove bene il Padova, sta a controllare la formazione sarda, poi un pallone dato in profondità, controlla Cherchi per il Leonardo. Pallone poi rimesso in gioco da Cossu, con questo lancio lungo fuori misura. E palla quindi restituita ai biancoscudati, che possono ripartire da Feverati. Quindi Faggin viene in avanti sulla linea di centrocampo. Ancora Faggin che poi può stare su Mattia Vettore, che parte da lontano. Lo scambio ancora per Faggin, controllato ancora dalla difesa del Leonardo. Podda in possesso palla, poi lo scambio, prova ad andarsene in velocità, attenzione il servizio in direzione di Siddi che non raccoglie. Buona comunque questa iniziativa della formazione sarda, nessun problema comunque per i biancoscudati, che possono ripartire ancora con Faggin che dà a Varotto. Ancora Faggin in buona posizione, prova a girarsi, viene fermato, poi c'è il controllo di Podda, ancora un passaggio sbagliato però da parte di Tidu. La rimessa per il Padova con Rodriguez piuttosto agitato in panchina. Varotto, quindi Preatoni, anche lui sbaglia l'appoggio in direzione di Faggin, nulla di fatto. Rimessa laterale per il Leonardo con Siddi che dà all'indietro, poi mette in movimento il portiere Cossu che prova a venire in avanti, c'è un intervento piuttosto rude, ma ancora Leonardo in possesso palla con Podda, da questi all'indietro, lo scambio con Siddi. Ancora un'incursione da parte di Tidu con questo tiro in diagonale che non viene raccolto a centro area, ma tiro che poi va
a lambire il montante con palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Sostenitori provenienti anche da Cagliari al seguito della formazione del Leonardo, che è autentica rivelazione fin qui. Poi Padova dovrà restituire visita a Cagliari, quindi è una trasferta piuttosto impegnativa anche dal punto di vista organizzativo. Di questo dobbiamo dare atto alla società diretta da Mattia Risi per l'ottima organizzazione. Intanto è sbagliato questo passaggio di Varotto, ne approfitta il Leonardo per venire in avanti, ma è lo stesso Varotto che intercetta. Allora può ripartire la Padova con Preatoni, quindi Mattia Vettore. Ancora Mattia Vettore, doppia finta, prova a infilarsi, viene fermato da Cherchi. C'è una rimessa laterale decretata dal secondo arbitro Tasca di Treviso. Mattia Vettore l'appoggia all'indietro per Varotto, prova a far girare palla, poi Vettore che è costretto a dare l'indietro però per Feverati, quindi ancora Faggin. Quindi Preatoni che viene in avanti, viene contrastato, doppia finta di Preatoni che prova ad andare sul fondo, viene contrastato poi da Tidu. C'è un calcio d'angolo per il Padova che si appresta a battere Varotto, lo scambio con Vettore, ancora Vettore, quindi Faggin ancora per Varotto che però non riesce a trovare lo spazio per andare al tiro. Poi c'è un rinvio lungo da parte del portiere Cossu, nessun problema per Feverati che controlla e mette già in movimento Preatoni che prova poi la conclusione, ma lo stesso Cossu che blocca e poi mette in movimento Siddi. Ancora per Tidu, pressing alto da parte del Padova, però Cherchi che riesce a venire fuori, a portare sulla squadra, bravo Faggini a intercettare, non riesce però a far scattare il contropiede, viene in avanti adesso il Leonardo. È lo stesso portiere Cossu che fa anche da portiere di movimento in questo caso, quindi piuttosto spregiudicata la formazione sarda in questo momento. Eccolo qua Cossu, vedete, fa da portiere di movimento molto alto, lascia la porta sguarnita già nelle prime fasi di gioco, sono quasi trascorsi 5 minuti dall'inizio e già il Leonardo si fa piuttosto intraprendente adottando la tattica del portiere di movimento. Pallone intanto che è terminato abbondantemente lontano dai pali e allora può ripartire Feverati con questo tocco per Varotto. Lo scambio con Faggin, c'è Preatoni libero ma il servizio è su Mattia Vettore che prova a sfondare come sua consuetudine. Poi pallone ancora all'indietro per Preatoni. Varotto, si fa vedere Faggin da questa parte. Quindi Varotto. Ancora il capitano bianco scudato, quindi Faggin che prova a scodellare in avanti per Preatoni, c'è il tocco però di Tidu, palla messa fuori, Varotto può ripartire, eccolo qua in possesso di palla, quindi Faggin, Vettore, non ci sono sbocchi, prova da lontano Vettore, il suo tiro che viene deviato da Cherchi e va a finire in calcio d'angolo. Padova quindi che può mantenersi in zona d'attacco con questo tiro dall'angolo che verrà effettuato da Marco Varotto. Tocco all'indietro per Vettore, prova a sfondare, attenzione a non perdere palla, c'era il rischio di beccare un contropiede. Prudente Preatoni a retrocedere immediatamente per andare a chiudere lo spazio. Allora Faggin può ripartire, doppio dribbling, mantiene il possesso, poi Preatoni all'indietro ancora per Varotto, lo scambio con Faggin, c'è un buon pallone, c'è la possibilità di andare indietro a Vettore, ormai è troppo tardi, prova lo stesso Vettore, ancora lui possesso di palla, poi Preatoni viene fermato, riparte il Cagliari, attenzione con Siddi, poi il servizio e il tentativo da parte di Tidu con palla che finisce fuori. Buona iniziativa da parte della formazione sarda.
Quindi Mattia Vettore, pallone adesso arrivato tra i piedi di Cesari, che è entrato al posto di Faggin. Preatoni prova a far tutto da solo, c'è un fallo ed è il primo fallo del match, lo commette Tidu per il Leonardo Cagliari, e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore del Padova da posizione abbastanza interessante. Mattia Vettore che prende la rincorsa, poi chiama anche Parisotto, che è entrato al posto di Varotto. Parisotto si mantiene largo vicino Mattia Vettore, finta, poi il pallone per Cesari, corre Mattia Vettore, il puntone, la parata a terra da parte di Cossu, quindi prima vera occasione per il Padova al sesto minuto e mezzo di gioco con questo tiro di Mattia Vettore, bloccato a terra dal portiere sardo. Poi il rinvio, ancora il controllo, ma la rimessa aspetterà il Cagliari. È per questo che Cherchi ha lasciato uscire la palla, e se già Parisotto, entra anche Chamès, Edgar Chamès al posto di Preatoni, entra anche Scarparo, e poi il pallone messo in mezzo, lo controlla Mattia Vettore, poi c'è il rilancio lungo di Federati, che cercava di approfittare del fatto che la formazione cagliaritana gioca spesso con il portiere di movimento, il portiere Cossu, che abbandona la propria porta, viene nella metà campo bianco scudata, e allora Federati, vedendo la porta sguarnita, ha provato a sorprendere tutti con questo rilancio lungo, ma intanto l'azione è proseguita con Vettore adesso e Chamès. Scarparo, plurinazionale, under 19, il Pietro Scarparo, ne abbiamo parlato spesso nelle nostre telecroniche, eccolo qua, ancora lui in possesso di palla, prova a girare, colpisce male, si era liberato bene. Cambi anche nelle file della formazione sarda, entra Cao, portiere Cossu, quindi Podda è il capitano della formazione del Leonardo, eccolo qua ancora lui, Podda, l'appoggio poi per Tidu, quindi Cao, ancora Tidu, buona questa iniziativa da parte di Cherchi, che viene però fermato da Mattia Vettore, che prova a far tutto da solo, ma fermato anche lui, attenzione al contropiede adesso la formazione sarda con Podda, pallone, colpo di tacco e la parata strepitosa di Federati, ma ancora il Leonardo che preme, pallone alla fine termina fuori, ma grande azione da parte della formazione sarda, che è andata vicinissimo alla marcatura, bravo Federati a bloccare all'ultimo momento. Ancora Cesari riparte per il Padova, dobbiamo stare molto attenti, sbaglia il controllo anche Chamès, non è da lui. Piuttosto agguerrita questa formazione cagliaritana, che dicevamo è la grande novità di quest'anno, soprattutto è arrivata agli ottavi di finale di questo campionato nazionale Under 19 ed è venuta qui a Padova proprio per giocarsela a viso aperto, tant'è vero che come vedete molto spesso adotta già la tattica del portiere di movimento, eccolo qua il portiere, lo vedete, Cossu, molto alto. Quindi nessun timore reverenziale da parte della squadra cagliaritana, poi sbaglia l'appoggio Tidu, rimessa per il Padova, Cesari che imposta su Scarparo, quindi Cesari ancora, ancora Scarparo, scambio fra i due, poi l'appoggio su Chamès sbagliato, e ne approfitta allora il Leonardo per ripartire. Portiere Cossu che lascia l'incarico della rimessa a Cao, quindi Tidu, ancora Cao, attenzione, esce Federati alla disperata perché Cao si era involato bene sul servizio ottimo da parte di Tidu, che è un po' l'uomo guida di questa squadra, così pure il capitano Podda, che adesso si appresta a battere questa rimessa laterale, pallone dato all'indietro ancora per Tidu,
Portiere Cossu molto alto, ancora lui, quindi Podda. Paolo che è costretto adesso a chiudersi perché stanno attaccando in 5, attenzione, sbaglia fortunatamente la conclusione sotto porta Cau, che incespica sul pallone, ma ancora una volta molto pericolosa questa formazione sarda. Quindi Cesari, l'appoggio su Scarparo che adesso è attorniato da tre avversari, deve darla via e infatti la dà Cesari, che prova, tira un po' velleitario da parte di Riccardo Cesari, palla che finisce altissima, e mentre con molta accortezza il Leonardo giostra il pallone, viene attaccato Podda, il lancio lungo controllo di Feverati che poi appoggia su Cesari, adesso è il Padova che poteva approfittarne, ancora Chamès, ancora Chamès, quindi Cesari, lo scambio non riuscito, ma il pallone è ancora in possesso del Padova con Feverati che controlla, quindi Scarparo, Cesari, buon pallone per Scarparo che se ne va e deve uscire Cossu in anticipo su di lui, mette il pallone fuori. Bella partita fin qui, ben giocata da ambo le squadre, ma soprattutto sorprende l'atteggiamento che ha adottato la formazione sarda qui in trasferta. Non bada solo a difendersi, ma punta molto spesso nel ripartente. Attenzione ancora a Podda, recuperato da Scarparo che lo ferma. Il capitano della formazione cagliaritana, piuttosto pericoloso, sia in fase di costruzione sia nelle ripartenze. Intanto c'è lo squillo della sirena, un time out che viene chiesto dall'allenatore Petruso, Toni Petruso, tecnico di questa giovane squadra del Leonardo. Evidentemente vuole dare nuovi input, nuovi consigli ai suoi ragazzi che hanno fin qui disputato i primi 10 minuti davvero all'avanguardia, con grande personalità. Padova che invece deve ancora trovare un po' il bandolo della matassa. A dire la verità le occasioni sono una per parte, però è sempre il Leonardo che si rende minaccioso in prevalenza. Padova che ha difficoltà nel trovare spazi in avanti, mentre il Leonardo bada più a chiudersi bene e a ripartire molto velocemente, e poi quando è invece in possesso di palla prova molto spesso ad adottare anche la tattica del portiere di movimento. Quindi questa è una tattica che, messa in atto già in avvio di partita, dà un po' la dimostrazione dell'atteggiamento col quale la squadra di Cagliari è scesa qui in campo alla Pallagozzano. Intanto si ritorna a giocare dopo il time out chiesto dal tecnico Petruso. Fallo laterale che spetterà al Leonardo Cagliari. Il tocco, poi la botta, e Feverati che riesce a controllare. Chiedono una deviazione i giocatori sardi, deviazione che non c'è, e quindi spetterà al Padova la rimessa in gioco con Feverati che tocca a Faggin. Quindi Cesari, Chamès, ancora Scarparo, può girarsi bene Scarparo, prova anche la conclusione. Palla colpita troppo dal basso verso l'alto. Il tocco poi su Siddi, un rilancio lungo, attenzione a cercare Kerchi che prova a girarsi, viene controllato da Cesari che guadagna la rimessa laterale. Faggin, siamo al nono, all'undicesimo minuto, scusate, del primo tempo. Ne mancano meno di 9 al termine
del primo tempo. Intanto Faggin che riesce a dare sulla destra per Ciamesi che prova a infilarsi, poi c'è la ribattuta, ancora Cesari però alimenta l'azione, quindi Scarparo prova con il sinistro, Cesari deve controllare, attenzione a non sbagliare, infatti da questo errore può ripartire il Leonardo, ma è bravo Ciamesi a contrastare Siddi. Ancora un rilancio lungo di Cosso, attenzione a Siddi, Feverati è bravissimo ad anticipare il numero 10 sardo. Faggin, Scarparo, e beh, si è arrivata fin qui questa squadra cagliaritana, evidentemente i numeri ce li ha. Buon pallone adesso per Scarparo che prova a girarsi, conclusione ribattuta, riparte però Kerchi per il Leonardo, ancora Kerchi, ancora lui, riesce a mantenere il possesso, poi palla data all'indietro. Dopo il tocco di Cao c'è quello di Podda, ancora lui, Podda viene in avanti, dribbling, Podda ancora e Feverati deve intervenire a salvare questa conclusione. Scarparo prova il contropiede, intercetto ancora Faggin, Scarparo, quindi Chames, Scarparo, Preatoni prova lui, pallone sbagliato, dato all'indietro. Palla che rimane in campo, Chames. La partita si accende, adesso Scarparo prova il dribbling, non trova spazio, allora dà l'indietro, ancora per Chames, ancora per Faggin, pallone in mezzo, attenzione al contropiede, attenzione al contropiede di Podda, ancora lui e poi palla che termina fuori. Reclamano i sostenitori di parte cagliaritana che chiedevano la rimessa laterale in favore del Leonardo. Il primo arbitro invece Vidali di Adria l'ha assegnata al Padova che adesso può ripartire. Quindi Mattia Vettore, Preatoni, Varotto, potrebbe dare all'indietro, infatti è così, ancora per Varotto. Quindi Vettore che prova a sorprendere Cossu con questo tiro di punta da distanza abbastanza considerevole. Buona l'iniziativa di Vettore. Ancora Vettore sulla rimessa dal calcio d'angolo, poi ancora attenzione adesso al contropiede, pallone però non si intendono i giocatori sardi. Pallone spedito fuori da Podda che cercava di mettere in movimento Kerchi, quindi Varotto per il Padova. Preatoni, ancora Preatoni, prova la botta, tiro che viene deviato, Padova si mantiene in zona d'attacco, quindi c'è questo calcio d'angolo per i biancoscudati. Padova che comunque trova un po' di difficoltà a trovare spazi nell'area avversaria. Adesso c'è il pallone dato dietro, Mattia Vettore prova la botta, viene respinta da Kerchi, ancora Vettore che controlla, prova a ripartire, è la posizione sua, ancora Chames, Mattia Vettore si gira bene, può andare al tiro, il pallone che finisce fuori di pochissimo. Davvero bella l'azione, Chames, Vettore che si gira e spara fuori di poco. Quindi adesso forse questa è l'occasione migliore capitata al Padova, viene contrastato Kerchi. C'è una rimessa laterale per la formazione sarda, viene in avanti anche il portiere Cossu come sempre. Quando la formazione in casacca arancione imposta l'azione di attacco, anche il portiere sale a fare densità. Pallone ancora per Tidu che controlla, chiama fuori la difesa del Padova e infatti vedete Cossu lo scambio con Kerchi che poi però non ne approfitta, allora da lì indietro, pallone che viene controllato da Tidu. Davvero spregiudicata la formazione del Leonardo che gioca spesso con il portiere in movimento, ancora Tidu. Podda, poi sbagliato
l'appoggio in direzione di Siddi. Riparte il Padova, nulla di fatto fin qui, 4 minuti e 35 al termine del primo tempo, poi Preatoni prova, colpisce male però, tiro un po' masticato, quindi riparte Podda per Tidu che però deve affrettarsi nel rinvio e quindi spedisce fuori, riparte Chamès per il Padova, quindi Mattia Vettori, ancora Chamès, arriva in gran velocità, viene fermato da Tidu, ancora per Mattia Vettore, fermato, riparte il contropiede, attenzione Podda, bravissimo a controllare, poi però si trascina il pallone oltre la linea laterale, rimessa che spetterà il Padova, ma dobbiamo veramente complimentarci con questa formazione del Leonardo che si sta bene esprimendo qui in campo del Padova. Feverati al rinvio, rilancio lungo a cercare Mattia Vettore, voleva di testa se mettere in movimento Varotto, poi è Chamès che controlla ma recupera palla Poddo e poi viene fermato con un fallo, primo fallo per il Padova, un fallo a testa fin qui, quindi molto corrette le due squadre. Siamo a 3 minuti e 43 secondi al termine del primo tempo, ancora il risultato fermo sullo 0-0, ma ottavi di finale scudetto davvero interessanti con questa sfida fra il Padova e la squadra cagliaritana del Leonardo. Calcio di punizione, Podda che va alla battuta, Feverati bravissimo a bloccare a terra, ma deve impegnarsi il portiere del Padova perché questo Leonardo è davvero minaccioso. Ancora ottima azione, attenzione, è ancora Feverati, dice di no sul tiro di Cao, è davvero da tenere d'occhio questo Leonardo. Rimessa laterale di Preatoni che dà l'indietro per Mattia Vettore che prova ma viene fermato, riesce a chiudere il contropiede Varotto e poi a servire Chamès, Padova che può ripartire, Chamès deve aumentare la velocità, poi lo scambio con Preatoni, pallone messo in mezzo, pallone che finisce sull'esterno della rete. Nulla di fatto, quindi portiere Cossu che controlla, poi mette in movimento subito Siddi, all'indietro per Podda, ancora Siddi, Siddi che controlla il lancio lungo, lo intercetta Parisotto, c'è Chamès che potrebbe provare l'iniziativa personale, ancora per Preatoni, pallone in mezzo e poi Parisotto può sparare ma spara altissimo. Nulla di fatto, rimaniamo a reti inviolate, partita bella, piacevole però, ben giocata da queste due squadre negli ottavi di finale scudetto nazionale. Padova C5, Leonardo, Cagliari, ancora ferme sullo 0-0. Si può ripartire con Scarparo che dà Varotto. Ma si chiude bene comunque, vedete, il Leonardo non regala nulla, non dà spazi di manovra ai biancoscudati e quando è ora, come in questo caso con Kerchi, riesce sempre a contrastare efficacemente. Si riparte ancora da una rimessa laterale per i biancoscudati a 2 minuti e 05 dal termine del primo tempo. Ancora pallone per Parisotto, Parisotto tenta lo scambio con Scarparo, ancora Parisotto che non riesce ad agganciare, si accontenta della rimessa laterale, Varotto prova a infilarsi Preatoni ma controlla Scarparo, poi Parisotto che non riesce ad agganciare sul servizio. E quindi riparte la formazione sarda con Podda, quindi Siddi. Il tocco su Kerchi, sempre minaccioso, buono l'intervento a parte di Cesari che mette la palla fuori, ferma questa
iniziativa del Leonardo. Ancora Cagliari in possesso di palla, quindi Podda, capitano tuttofare, viene in avanti Cossu, la porta è sguarnita, sta giocando ancora con il portiere in movimento la squadra cagliaritana, che si prende anche qualche rischio con molta intraprendenza. Portiere che era completamente nella metà campo del Padova, si sono concessi un paio di dribbling in difesa i giocatori cagliaritani, consci quindi evidentemente della loro padronanza nel possesso di palla. Scarparo prova in avanti, lo tocco su Parisotto e poi è Cossu che respinge, occasione per il Padova, ma attenzione a Cherchi. Poi è Varotto che riconquista palla, prova a concludere, finisce fuori. Parisotto ha avuto la palla buona per andare al tiro, siamo a 39 secondi al termine del primo tempo, sempre 0-0. Podda, Parisotto che contrasta questa volta, in momenti riesce a recuperare il pallone e poi ancora Tidu, quindi Siddi che viene attaccato, poi l'ultimo tocco è di Cesari, palla fuori, rimessa che spetterà alla squadra cagliaritana. Siamo a 16 secondi di gioco effettivo al termine della prima frazione di gioco, sempre 0-0, ma partita bella, piacevole, ben giocata e direi soprattutto dalla squadra avversaria. Ci prova adesso Feverati con un rinvio direttamente verso la porta avversaria, si arrabbia molto Rodriguez per questa iniziativa del portiere bianco scudato. Intanto attenzione a Cherchi e ancora Feverati che deve intervenire alla disperata. 10 secondi al termine, c'è un calcio d'angolo per la squadra del Leonardo. Pallone messo in mezzo, attenzione, bravissimo Scarparo, ma ancora Podda e poi Scarparo che non riesce ad agganciare. Sarebbe stata un'occasione davvero interessante, perché si sarebbe voluto trovare tutto solo davanti a porta. 2 secondi al termine e adesso arriva la sirena, finisce qui il primo tempo 0-0, partita bella, ben giocata da ambo le squadre, ma attenzione a questo Leonardo perché ha fatto vedere davvero delle cose pregevoli in questa prima frazione di gioco. Andata quindi degli ottavi di finale scudetto, ci risentiamo fra poco per il secondo tempo. Secondo tempo di calcio Padova C5 Under 19 Leonardo Cagliari, sono gli ottavi di finale del playoff scudetto nazionale. Risultato dopo i primi 20 minuti di gioco effettivo 0-0, ma attenzione perché questo Leonardo ha fatto vedere davvero cose egregie nel primo tempo. Padova un po' in difficoltà, ha avuto un paio di occasioni, ma le occasioni migliori forse le hanno avute i propri giocatori sardi, e allora bisogna prestare molta attenzione. Chissà che Alberto Rodriguez, il tecnico tuttofare del Padova, abbia riordinato un po' le idee. Adesso c'è una buona conclusione da parte di Mattia Vettore, conclusione deviata proprio davanti alla porta, calcio d'angolo per il Padova che parte subito sprombattuto in avanti nel tentativo di sbloccare il risultato. Palla data all'indietro per Cesari, quindi Preatoni che cercava di servire Vettore, ma Cherchi ha fatto buona guardia, si è portato il pallone fuori, però la rimessa aspetterà ancora al Padova. Partito, dicevamo, sprombattuto in questi primi fasi della ripresa nel tentativo di sbloccare il risultato, che per il momento è ancora fermo sullo 0-0. Mattia Vettore prova a girare, viene respinta la sua conclusione, ancora Preatoni, si fa vedere, ci ha messo in mezzo, ancora Preatoni prova il tiro, poi c'è un fallo di mano commesso da Preatoni sul rimpallo
Subito interviene il primo arbitro, il signor Vidali di Adria, coadiuvato dal secondo arbitro Tasca di Treviso, al tavolo per il cronometro Fantin di Padova. Intanto attenzione a Cherchi, prova un'iniziativa personale. Questo Cherchi già nel primo tempo si è reso spesso pericoloso. Padova con Preatoni, il tocco su Cesare, un passaggio un po' rischioso, bravo Ciamesse qui a liberarsi, prova poi a infilarsi in mezzo, viene fermato all'ultimo momento. Ancora buona ripartenza del Leonardo, applausi da parte dei sostenitori cagliaritani giunti fin qui per seguire da vicino la loro squadra. E Cherchi, poi bravo Cesare a recuperare, viene fischiato un fallo, reclama molto dalla panchina Alberto Rodriguez per questo intervento fischiato a Cesari, che si era venuto a trovare tutto solo davanti alla porta. Fallo fischiato al Padova, attenzione, è già il secondo fallo in poco più di un minuto di gioco, secondo fallo commesso in questa ripresa. Gioco è fermo, si deve intervenire per asciugare il parquet qui del Palagozzano, ma ci sarà un calcio di punizione a favore della squadra del Leonardo con Tidu. Leonardo, dicevamo che già nel primo tempo in molte occasioni ha messo in atto la tattica del portiere in movimento, quindi ha giocato proprio tutto proteso all'attacco, rischiando praticamente nulla grazie all'ottimo palleggio dei difensori, fra tutti appunto Tidu e Podda. Ancora Tidu che però lascia correre, deve intervenire Feverati che spedisce lontano in fallo laterale. La rimessa che aspetta al Leonardo Cagliari, ancora all'indietro per Podda, quindi Tidu, ancora Podda, capitano, converge al centro, quindi Tidu, Podda, scambiano bene i due giocatori e poi interviene bene Cesari, ma non riesce poi a controllare la sfera con il tocco un po' rischioso da parte di Siddi, ma sempre Leonardo in possesso palla. Attenzione, attenzione a questa iniziativa da parte di Tidu, che poi spedisce fuori, ma davvero insidiosi i due centrali, Tidu e Podda, che manovrano bene e molto spesso vengono anche in attacco a rendersi pericolosi. E intanto Ciamesse per il Padova con Cesari, l'appoggio su Mattia Vettore, la sua azione tipica, riesce a girare ma ci mette una pezza il portiere Cosso, ancora Cesari che può venire in avanti, è chiuso però, infatti alla fine perde palla, Cherchi prova ad andarsene, ancora Cherchi, ma è ancora Cesari che recupera bene dando all'indietro a Feverati. Prova a ripartire Ciamesse, il servizio per Mattia Vettore davanti alla porta, non riesce a girarla dentro e questa forse è l'opportunità più grossa capitata al Padova. Si alza l'urlo dalle gradinate, Padova che comunque è partito bene in questa ripresa. Sono già trascorsi 3 minuti e 20 secondi, mentre vediamo che gli arbitri intervengono ancora, fanno asciugare ancora il parquet. Si riparte dal portiere Cossu, altro punto di forza della squadra, perché molto spesso, così ha fatto vedere nel primo tempo, viene anche a giocare nel ruolo di movimento, mettendo in seria difficoltà la retroguardia biancoscudata. Insiste Siddi, alla fine però non riesce a mantenere il pallone in campo. La rimessa che spetta Feverati per il Padova, il tocco su Cesari che può venire in avanti, ma è già tutto chiusa la formazione cagliaritana, che vedete. Poi un buon pallone per Ciamesse, e Ciamesse, gol! Il gol di Ciamesse!
Chames, ottimo lo scambio e poi arriva davanti al portiere, riesce a superarlo e a porta vuota mette dentro, è il gol che sblocca la partita, il gol di Edgar Chames, 1-0 per il Padova. Esultanza nelle tribune del Palagozzano, finalmente si è sbloccata la partita e adesso dovrà scoprirsi il Leonardo. Padova potrebbe colpire di rimessa, un gol davvero risolutore questo che apre la partita e permette al Padova ancora con Chames di rendersi pericoloso, fermato l'ultimo momento, attenzione, poi ancora Mattia Vettore, doppia finta, Mattia Vettore prova a sfondare come sua usanza, questa volta viene chiuso bene. Ma il Padova l'ha sbloccata questa partita che si stava davvero facendo pericolosa. Chames, è l'andata degli ottavi di finale, playoff, scudetto. Ancora Preatoni, prova col doppio passo, viene fermato, riparte Kerchi per il Leonardo, pallone dato indietro, attenzione a Tidu, quindi Podda, pericoloso, Podda, mette in mezzo, c'è Chames davanti alla porta che riesce a respingere, poi Preatoni che sbaglia e c'è il gol, immediato da parte del Leonardo con Tidu, errore clamoroso di Preatoni che ha messo un pallone al centro servendo Tidu e Tidu non ha avuto difficoltà a mettere in gol, 1-1 e quindi nulla di fatto, si era sbloccata la partita a favore del Padova e adesso siamo di nuovo in parità 1-1. Ancora Padova con Chames, fermato da Kerchi. Peccato aver subito subito il gol in questo modo per un errore clamoroso. Poi Scarparo prova a distante, c'è la partita, pallone che viene ribattuto. Ancora Leonardo, adesso forte del possesso, palla. In avanti su CD, ancora intercetto da parte di Scarparo, eccolo qui l'autore del gol in possesso palla, Tidu, sempre lo scambio con il solito Podda, sono i due migliori giocatori, attenzione, vedete come il portiere in movimento, ottima azione e poi colpo di testa sotto porta di Cao che sfiora il vantaggio per la formazione cagliaritana. Barotto, Chames, Padova adesso non può più rischiare, attenzione, ancora lui Tidu, autore del gol del pareggio. Rimessa laterale per la squadra del Leonardo Cagliari che sta dando davvero un'ottima impressione vista oggi qui al Palagozzano, la squadra cagliaritana, squadra ben impostata sia in difesa che in fase d'attacco. Peccato perché il gol del pareggio della squadra sarda è arrivata su un clamoroso errore di Preatoni che ha messo un brutto pallone al centro area e agevolando poi la conclusione di Tidu. Arrabbiatissimo Alberto Rodriguez che si arrabbia con Scarparo, in questo caso Scarparo che deve ancora mettere in evidenza le sue doti, le sue qualità, ma vedete com'è davvero intraprendente la squadra sarda che gioca con il portiere di movimento, recupera però Scarparo che prova a sorprendere tutti con questo rilancio, pallone colpito non perfettamente, è spedito fuori, siamo sull'1-1 nel corso del settimo minuto di gioco
in questa ripresa. Al quarto minuto aveva sbloccato Chamès, ma al quinto aveva già pareggiato Tidu per il Leonardo. Chamès, l'autore del gol. Scarparo che non controlla bene, Scarparo decisamente in giornata negativa oggi, viene richiamato da mister Rodriguez. Ancora pallone filtrante, ma lo viene intercettato Chamès che riesce a mantenere il possesso palla. Chamès, poi ancora lui che mette fuori, ma la rimessa aspetterà al Padova, dice il primo arbitro Vidali. Entra Parisotto al posto dello stesso Chamès, c'è Fagin, possesso palla per la rimessa, pallone dato all'indietro a Varotto, quindi Scarparo che non è ancora salito in cattedra, ricordiamo Scarparo, giocatore su cui si punta molto anche in previsione prima squadra, e quest'oggi un po' sottotono. Fagin, attenzione a non perdere palla, Fagin, rischiosissimo questo intervento, poi sbaglia, perde palla, attenzione, esce Fevelati, la porta è vuota e c'è il salvataggio proprio sulla linea, sul tiro di Podda, ma davvero un grosso rischio corso dalla Padova. Podda che era riuscito a saltare anche Fevelati, sulla linea di porta ha salvato Scarparo. Padova non può correre questi rischi, si alza l'urlo Padova, sostenere, ma ancora Fevelati deve intervenire sempre sul solito Podda. Squadra davvero micidiale questa del Leonardo Cagliari. Ancora Tidu, l'autore del gol del pareggio, lo scambio ancora con Podda che prova con il sinistro da lontano, questa volta un po' pretenzioso nella conclusione. Riparte Padova, Fagin. Sono tutti giocatori, quelli del Padova, che hanno già giocato in C1 nella prima squadra, eppure non riescono a venirne fuori da questa scorbutica squadra del Leonardo, che si chiude molto bene. Prova Parisotto, Scarparo ancora adesso, prova ad andare al tiro, pallone che viene ribattuto, ma attenzione a Podda, Podda è pericoloso, Podda prova ad andare, deve intervenire in scivolata Varotto, ma alla fine la rimessa aspetta alla Padova con Fevelati, pallone dato a Scarparo. Ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo, 1-1 il risultato. C'è però anche la partita di ritorno a Cagliari che non sarà certamente facile visto come sta andando qui con la formazione del Leonardo, che è molto intraprendente e pericolosa, che gioca un ottimo calcio a 5. Varotto viene avanti a spazio, Varotto prova il tiro, colpito male il pallone, subito contropiede con Podda che viene fermato questa volta da Scarparo, quindi Varotto. Fagin, Scarparo ancora per Varotto, quindi Scarparo, Padova per pallone per Parisotto, ancora per Scarparo che prova ad infilarsi, viene fermato all'ultimo momento da Cao. Rimessa per il Padova, buona iniziativa di Parisotto che aveva smarcato Scarparo che stava arrivando in gran carriera per andare al tiro, poi il pallone messo in mezzo sul rimpallo con Parisotto, a momenti ci scappa anche il gol, ma fa sempre buona guardia il portiere Cossu del Leonardo Cagliari. Varotto prova a ripartire per i biancoscudati, l'appoggio su Fagin, ancora Varotto, viene fermato, poi Fagin, ultimo tocco, palla fuori. Cossu, il portiere, l'ottimo portiere direi del Leonardo, anche perché in possesso di buoni piedi e molto spesso viene a fare il portiere di movimento in fase d'attacco. Ancora un tentativo di rilancio in avanti, non riesce ad agganciare Siddi, palla fuori, rimessa per il Padova, 9 minuti e 45 secondi in questo momento al termine del match, 1-1.
Mattia Vettore, lo scambio non riuscito con Parisotto, ancora Mattia Vettore che mette fuori, però rimessa che spetta al Leonardo Cagliari. Rientra Cherchi per il Cagliari, quindi Cossu, eccolo qua che viene a fare, vedete, il portiere in movimento non riesce a mantenere il pallone in campo, poi c'è, attenzione, ostruzione da parte del portiere Cossu che qui ha impedito la ripartenza al Padova. Ha ragione Parisotto a nostro avviso, perché il portiere si era lasciato scivolare la palla fuori, la rimessa aspettava al Padova. Parisotto, approfittando del fatto che la porta era sguarnita, cercava in ogni caso di ripartire subito. Cossu l'ha ostacolato, ci stava forse anche la munizione a nostro avviso. Intanto prova Mattia Vettore a sfondare, Scarparo, finta, doppia finta, poi mette in mezzo, viene fermato da Tidu. Ancora pallone per Mattia, per Varotto che non controlla bene, esce Cossu, ma l'ultimo tocco è proprio di Varotto. Riparte il Leonardo, rilancio lungo, controllo da parte di Spano che viene fermato. Mattia Vettore cercava di servire Parisotto, ma attenzione adesso al contropiede del Leonardo, intervento di Vettore, anzi di, sì, di Mattia Vettore, che provoca il terzo fallo del Padova in questo secondo tempo a 9 minuti esatti al termine del match. Attenzione ai falli, anche perché gli ospiti non hanno commesso neanche un'infrazione in questa ripresa, sono ancora a quota zero, quindi questa squadra cagliaritana, oltre ad essere brava tecnicamente e tatticamente, è brava anche dal punto di vista disciplinare, molto attenta a non commettere falli inutili. E adesso attenzione, perché c'è un calcio di punizione davvero pericoloso, i soliti due, Podda e Tiddu sul pallone. Padova schierato in difesa, viene avanti Federati, prova Podda, la battuta, pallone deviato da Vettore, finisce in calcio d'angolo. Prova ancora in attacco quindi il Leonardo Cagliari, squadra davvero interessante. Attenzione a Cherchi, intervento ottimo a parte di Federati, non si può ripartire subito e allora si accontenta di appoggiare il pallone a Ciamès, quindi Varotto, ancora Ciamès, Vettore prova la sua classica azione a convergere al centro, poi pallone ed è palla che termina fuori, c'è il calcio d'angolo per il Padova. Ciamès e Vettore dall'angolo, Ciamès prova la battuta, pallone che viene ribattuto, ancora Ciamès che non controlla. Si può ripartire con questa rimessa laterale che spetterà al Leonardo Cagliari. 1-1 il risultato, due gol venuti proprio in avvio di ripresa, il primo di Ciamès per il Padova, il pareggio immediato da parte di Tidu per il Leonardo. Ciamès alla rimessa laterale, poi Varotto, Vettore, ancora classica azione che poi incespica sul pallone, il tocco è di Cherchi che mette fuori, ancora Padova che può restare in zona attacco, rientra Cesari, poi Ciamès, ancora Parisotto e poi è bravo ancora una volta Tidu a far rimbalzare il pallone sulle gambe di Mattia Vettore e a guadagnarsi quindi la rimessa laterale. I soliti due, Podda e Tidu, Podda in possesso di palla, giocatori molto bravi tecnicamente, ma questa volta sbaglia Podda e allora può ripartire il Padova con Cesare per Mattia Vettore, pallone in mezzo dove non arriva Parisotto. Buona ripartenza del Padova, è Cossu il portiere che rimette in gioco servendo Cherchi, ma ancora bravo Cesari e poi Mattia Vettore che potrebbe puntare, ma no, ma no, ma no, ma viene fischiato un fallo, viene fischiato fallo. Fortunatamente per il Padova, il fallo commesso su
Mattia Vettore. Intanto vediamo che deve intervenire nuovamente l'assistente per asciugare il parquet. Calcio di punizione per il Padova. Calcio di punizione che si appresta a battere Mattia Vettore. Ancora schierata la mini barriera e poi Mattia Vettore che finge la battuta. Parisotto, ancora Mattia Vettore, prova a sfondare Mattia Vettore, viene fermato e fischiato fallo anche a Mattia Vettore. Attenzione perché è il quarto fallo, è il quarto fallo e mancano ancora 7 minuti e 35 secondi al termine, quindi il Padova è davvero messo male dal punto di vista falli commessi. Sale il portiere Cossu, quindi Podda e Tidu che fanno come sempre, iniziano la manovra. Pallone in mezzo, Feverati deve intervenire, pallone rilanciato lungo. È davvero intraprendente questo Leonardo Cagliari perché gioca molto spesso con il portiere in movimento anche quando non ce n'è bisogno, quindi rischiando molto, lasciando la porta sguarnita, però puntano molto sul possesso palla, sull'abilità nel gioco a terra dei bravi Tidu e Podda. Cesari, Mattia Vettore, Padova con calma, entra anche Chamès, poi Preatoni che ha sulla coscienza un errore davvero clamoroso, quello che ha propiziato il gol del pareggio del Leonardo. Intanto Chamès attende il movimento dell'avversario, poi ancora Mattia Vettore che si gira ma non trova lo specchio della porta. Cossu che riparte, quindi Podda, servizio su Cherchi che si gira, attenzione, poi ancora pallone dato all'indietro da Siddi a Tidu. Siddi indietro per Cossu che non può intervenire, quindi vedete non perdono mai la testa i giocatori del Leonardo, nonostante siano messi in difficoltà dal pressing alto del Padova riescono sempre a mantenere la calma e a giocarsela, a uscire dalla propria area senza andare in affanno. E adesso il Padova invece che sbaglia clamorosamente con Chamès, servizio per Mattia Vettore che non controlla. Attenzione, ricordiamo, ai falli perché Padova ne ha già commessi 4 e mancano 6 minuti e 10 al termine del match, 1-1 il risultato. Partita davvero difficile, questi ottavi di finale scudetto. Padova che dovrebbe tentare nella fase finale il tutto per tutto. Adesso il pallone è buono per i biancoscudati che non ripartono subito. Allora Vettore in posta per Chamès che poi cespita il suo pallone e lo perde, attenzione, rischiosissimo perché Cherchi poteva ripartire a campo completamente aperto. Preatoni prova la finta, viene fermato e allora Leonardo, ma è bravo Mattia Vettore a recuperare. Mattia Vettore prova la botta, pallone colpito troppo di esterno, finisce fuori, pronto a rientrare Parisotto. La rimessa laterale è Cossu che viene in avanti, il tocco, poi l'appoggio su Cherchi che non riesce a controllare sul pressing di Preatoni. Allora rimessa per il Padova. Entra Parisotto al posto di Mattia Vettore, Cesari, quindi Chamès. Il pallone buono per Parisotto, ancora Chamès, pallone in mezzo, salvataggio, Parisotto, gol, Parisotto, 2-1 per il Padova.
Grande Parisotto, classico gol di Parisotto questo, giocatore di sfondamento, sotto porta, riesce ad approfittare di una mischia e buttarla dentro. C'è stato anche un errore difensivo del Leonardo, ma il Padova adesso è in vantaggio 2-1 e questo è importante perché in vista della gara di ritorno Padova potrebbe accontentarsi anche di un pareggio a Cagliari per passare il turno. Era importante sbloccarla, l'ha fatto Parisotto al 15° del secondo tempo. Ancora Padova, Leonardo che dopo aver fatto vedere grandi cose nel primo tempo adesso sta forse un po' accusando un po' di stanchezza. Ancora Parisotto sotto porta, è bravissimo, è molto abile in questo tipo di azione Giulio Parisotto, giocatore che spinge molto di spalle, di fisico, riesce a trovare gli spazi proprio in questo modo. Chamès, ancora Parisotto che fa da boa a centro area. Quindi Cesari, ancora lui, Parisotto, prova a girarsi, prova ad andare a tiro, Cesari prova anche lui, poi il pallone viene ribattuto, poi Preatoni che recupera bene, Parisotto ancora riesce a mantenere il possesso, è gol, è gol, Preatoni, bravissimo Parisotto e gran gol poi sotto porta di Preatoni con il Padova che adesso va sul 3-1. È un gol importantissimo questo di Preatoni, bravo Parisotto a giocarsela fino in fondo, a vincere 3-4 contrasti e poi dalla linea di fondo ha messo in mezzo dove Parisotto tutto solo, anzi Preatoni tutto solo, ha messo dentro, siamo sul 3-1 per il Padova. Si torna in campo dopo il time out, ma Padova che adesso è in vantaggio 3-1, risultato davvero importante dopo tutte le difficoltà che abbiamo corso nel primo tempo e anche in avvio di ripresa. Padova ha sbloccato prima il risultato con Chamès, ma subito aveva subito il pareggio di Tidu, ma adesso è il Padova che grazie all'ottima prestazione di Giulio Parisotto, autore di un gol e di un assist, è in vantaggio per 3-1 e mantiene ancora il possesso di palla e quindi può arrotondare anche il risultato. Siamo a 3:40 dalla fine del match. Chamès, pallone in mezzo, ancora Parisotto lotta, va a contrastare e poi fa ripartire dal fondo il Leonardo Cagliari, quindi ancora l'ottimo Podda, quindi Tidu, Kerchi controlla, poi lo scambio con Siddi che viene fermato. Prova una timida reazione adesso il Leonardo che ha disputato un tempo e mezzo davvero alla grande, adesso c'è un po' di calo fisico a nostro avviso. Viene avanti Kossu, lascia la sua porta sguarnita. Ma questa è una tattica che il Leonardo ha adottato molto spesso nel corso del match, sin dai primi minuti di gioco. Adesso tarda nella ripresa del gioco il Leonardo che palleggia molto, fa trascorrere il tempo, ma del resto sta perdendo, quindi deve provare il tutto per tutto per cercare di recuperare, lasciando ampi spazi al Padova che adesso la porta è vuota. Cesari, la porta è vuota e non se ne accorge, non riesce ad andare al tiro. Cesari poteva provare subito appena riconquistato il pallone. Chamès allora per il Padova, quindi Preatoni, la doppia finta, poi il servizio ancora su Cesari, in mezzo per Parisotto che contrasta ancora una volta, riesce a mandarla indietro, pallone esce, interviene l'arbitro Vidali di Adria a decretare la rimessa per il Leonardo Cagliari. Adesso un po' delusi i tifosi provenienti dalla Sardegna, assiepati qui sulle gradinate del Palagozzano, perché avevano visto giocare davvero bene la loro squadra, ma negli ultimi minuti gli arancioni di Cagliari
sono calati visibilmente dal punto di vista fisico. Infatti vedete ancora una volta, pallone buono, la porta è vuota, ma non si prova ad andare al tiro, anche perché Mattia Vettore non è riuscito ad agganciare alla perfezione questo pallone. Applausi da parte dei tifosi del Padova, ancora Mattia Vettore, palla che rimpalla e va fuori, riparte Cossu con questo servizio su, e poi Preatoni che riesce a conquistare di nuovo il pallone, bravo Preatoni, poteva servire Vettore dalla parte opposta, attenzione adesso a non beccare la ripartenza. Podda e Tidu palleggiano come sempre, ancora Podda, pallone fuori, sì, 1:27 al termine della partita, Padova in vantaggio 3-1, si mette in posizione favorevole in vista del match di ritorno che si giocherà a Cagliari, e lì sarà davvero difficile reggere la forza d'urto della squadra del Leonardo, che ha ben impressionato in questa gara di andata, ma il Padova è riuscito lo stesso a sbloccarla e soprattutto ad arrotondare e andare sul 3-1 a 1:27, quindi sempre massima attenzione chiaramente, però insomma, salvo imprevisti, match che dovrebbe essere messo in cantiere. Sappiamo benissimo che nel calcio a 5 succede un po' di tutto, facciamo gli scongiuri chiaramente, ma 1:27, Padova in vantaggio per 3-1. Vediamo Alberto Rodriguez, lo sentiamo molto acceso durante questo time out, sta richiamando la massima attenzione i suoi, che hanno la grossa possibilità di andare ai quarti di finale scudetto, sarebbe davvero un grande risultato per i giovani biancoscudati. Rimessa laterale intanto che spetta proprio al Padova con Varotto, pallone per Chamès, autore del gol che ha sbloccato la partita in avvio di ripresa. Chamès ancora per Varotto, quindi Preatoni, autore invece del terzo gol. Quindi Varotto, Padova adesso fa bene a far girare palla, perché non è più così importante andare a fare gol, l'importante è non scoprirsi. Poi c'è un intervento di Chamès, attenzione, quinto fallo e anche ammonizione per Chamès. Attenzione, perché dicevamo, a 1 minuto dalla fine, al prossimo fallo, il Leonardo ha la possibilità di andare ai tiri liberi. Quindi 1 minuto in cui non bisogna assolutamente commettere fallo. Massima attenzione, 1 minuto esatto al termine. Si riparte con i soliti Podda e Tidu. Molto tranquillamente viene avanti Tidu, fa trascorrere i secondi, ma non so, Cossu, poi Kerchi, ancora Cossu, ancora Tidu, al Padova sta bene così, se non ne approfittano i giocatori del Leonardo, che vengono avanti con un'azione molto lenta. Molto lenta, studiata, e poi perde palla, Mattia Vettore ci ha messo, no, se la lascia andare, questo forse è un errore clamoroso commesso dall'arbitro Vidali, perché il fallo l'aveva subito Mattia Vettore, invece l'arbitro è intervenuto a fermare l'azione assegnando il fallo al Leonardo, al calcio di punizione al Leonardo, quando Mattia Vettore stava andando in porta, anzi Chamès stava andando in porta, porta era vuota. Vediamo che reclama molto Mattia Vettore, attenzione perché questo fallo comporta l'esecuzione del tiro libero, ma davvero questo è un errore clamoroso commesso dall'arbitro Vidali, perché il fallo l'aveva subito Mattia Vettore, ma come si fa a fischiare fallo contro non lo sappiamo, se la rivedrà quest'arbitro, lo rivedrà questa, la partita, e quindi potrà rendersi conto, a nostro avviso, che il fallo non c'era, ma adesso si riapre tutto, perché a 23 secondi dalla fine c'è un tiro libero per il Leonardo, siamo sul 3-1, Leonardo che può accorciare notevolmente e provare il tutto per tutto nei secondi finali.
Parte intanto, è Sidi che va alla battuta ed è Fèvelati! Fèvelati! Esplode l'entusiasmo al Palagozzano. Fèvelati salva il risultato, grande parata. Si rimane quindi sul 3-1. Attenzione, pallone messo in mezzo, partita che va a concludersi, siamo a 18 secondi, si arrabbia Sidu, adesso chiedono l'ammonizione, quelli del Padova, ammonizione per Sidu perché ha buttato via in malo modo il pallone, si reclama anche dalla tribuna. Sidu che ha sbagliato questo tiro libero permettendo al Padova di mantenere il triplo, il 3-1. In vista poi della gara di ritorno che si giocherà a Cagliari, intanto perde palla e poi sparacchia lontano ancora Sidu, uno dei migliori, ma adesso ormai ha perso la testa il numero 10 del Leonardo proprio per aver fallito quel tiro libero che poteva riaprire il match. Varotto, 3 secondi, 2 secondi, pallone per Chamès che sbaglia ma finisce la partita, arriva la sirena, finisce 3-1 per il Padova, bravi ragazzi, siete usciti da una partita difficile, davvero difficile, applausi anche per il Leonardo Cagliari che si è ben disimpegnato qui al Palagozzano di Padova, grande partita, ben disputata da entrambe le squadre, ma alla fine ha avuto ragione il Padova con questo 3-1 in marcatori, quarto minuto del secondo tempo, Chamès al quinto pareggio immediato di Tidu, poi quindicesimo Parisotto e sedicesimo Preatoni. Padova quindi che vince 3-1 e adesso deve prestare solo un po' di attenzione nella gara di ritorno che si giocherà a Cagliari, possibilità davvero enorme di passare ai quarti di finale. Grazie per averci seguito e risentirci ancora una volta su Calcio Padova TV.